a grandissima richiesta, dopo aver provato personalmente la challenge dei 100 tiri, inizia il super campionato della 100 tiri challenge. In cosa consiste? Chiamerò calciatori, influencer calcistici e sportivi di ogni tipo e darò a loro a disposizione 100 tiri, non uno in più, non uno in meno. Su questi 100 tiri che effettueranno andremo a calcolare la percentuale realizzativa e alla fine dell'anno riusciremo ad avere una classifica generale con tutte le percentuali realizzative degli ospiti. Chi vincerà questa speciale classifica? Lo scopriremo piano piano. Commentate qua sotto con chi vorreste come partecipante della 100 tiri challenge. Ciao ragazzi, quattro da V, bentornati sul mio canale. Quest'oggi 100 tiri con Davide Moscardelli in persona. Cioè è lui, è vero ragazzi. Sono io. Innanzitutto piacere, veramente ti seguo da tantissimo. È stato veramente un onore vederti prima nei tuoi video, nelle tue giocate e soprattutto in Serie A, perché ricordiamo che comunque Davide Moscardelli ha giocato, ha collezionato un sacco di presenze in Serie A, mi sembra 12 gol in Serie A, sì, e 77 gol in Serie B. Quindi complimenti, bellissima carriera. Grazie. Poi soprattutto averti qua sul canale, per chi è cresciuto, io mi ricordo che hai fatto altri video su YouTube. Sì, qualcosina è uscita, perché mi sono sempre divertito, io il calcio l'ho preso sempre come divertimento, poi è diventata una professione, però il lato bambino calcio è sempre un po' rimasto. Lo sai che tipo è andato virale un video tipo Davide Moscardelli best skills goal, che non so quanti milioni di visualizzazioni ha quel video? Cosa, come hai reagito? Che ho scritto a chi aveva messo il video, anche lui non si capacitava di questa cosa, è stato un algoritmo strano di YouTube, però ha fatto più di 6 milioni di visualizzazioni e 4 in un mese e l'hanno tolto, è scomparso quel video da YouTube. L'hanno visto Neymar, Ronaldo, e hanno detto: oh, chi è questo? Levate sto video, sennò tocca rifarle adesso allora queste skills. Ci proviamo. 100 tiri, hai visto già, mi dicevi? Ho visto. E come pensi che possa andare la tua? Ma spero di fare meglio del Penguin. Sicuramente. Primo obiettivo, non farsi male, perché 100 tiri sono tanti. E secondo niente, obiettivo, lo proviamo a fare il record? Proviamo a fare il record, certo. Proviamo a fare il record. Io ti presento un compagno di barba. Un'ansia che avevo dietro. Eccoci qua. Ciao. Allora, com'è? Beh, la barba non è male. Doppia sfida oggi. Doppia sfida, una sfida nella sfida. Rag non ha dormito tipo da una settimana per sfidarti, quindi super concentrato. È il momento di capire. Prima sfida del 2023. Guarda, si presenta il botto. Cosa pensi? Quanti? Io dico qua, allora, aspetta, record. Aspetta, 44. Record, 44. Allora, per adesso 44, ma c'è un 49 che bisogna capire. Però 44 con lui in porta. Proviamo a battere il record. Allora, prima persona che si presenta dicendo proviamo a battere il record. Solito dicono 30, di solito, massimo si sbilancia, non è oltre i 30. Poi 30 un po' pochini, dai. Spero, è giusto avere personalità di dirlo, quindi significa che lui ha le potenzialità di andare oltre. Vedremo se sarò d'accordo. Io ultimamente mi sono abituato alla porta più piccola, quindi è vero, sembra più facile, ma mi ricordo che non era così semplice, era così semplice. Quindi ragazzi, vabbè, dai, ci proviamo, possiamo iniziare, signori. I primi 10 tiri secondo me già ci testiamo, vediamo un po' com'è la situazione. Io vado in cabina di regia con due ospiti molto importanti. Signori, bocca al lupo. Condoglianze. Ragazzi, mister Gabriele Perico e Mattia, figlio di Moscardelli. Quanti gol fa papà? 50 precisi, il 50%? 50% vuoi il record? Prova col destro, non riesce ancora a sbloccarsi. Legno. Prima traversa. Tira da dietro un sacco. Bello! Si sblocca, arriva il primo gol. 2. Vamo. Hola. Bravo Rag. Bravo Rag. Sempre lì. 4. L'ultima, la decima palla va di destro. Fuori. Buono. 4 su 10, peccato per l'ultima e peccato per la traversa, perché potevi essere già al 50% alla prima lotteria. Vabbè, i primi 10 sono di riscaldamento e di capire un po' i palloni che sembrano che pesano, però vabbè. Beh, è tipo i tuoi tiri per... i tuoi di riscaldamento sarebbero tipo i miei top 10 gol 2023, però molto bene. Come hai visto il portiere? Ti voglio chiedere questo. Viene parecchio avanti, cerca di anticipare, quindi bisogna variare un po'. Esatto, questa diciamo è la sua peculiarità, che molti la possono... Ho studiato anch'io, mica studiata, Madonna. Invece studiano.
meno, anche nel 2023. Vieni qua, raga. Studio va avanti. Vieni qua, io voglio Vedremo, sapere. Se basterà. Voglio sapere com'è parare un tiro a moschardello. Allora, più che altro, quanto tira primo forte? Impatto secco è il, quello, colui col tiro più potente. Tutti ci sopra... stiamo scaldando, abbiamo detto. Quindi. Esatto. Tutti sopra esatto, i 100 però. Km/h, eh? Vedremo le modalità di tiro. Scopriamo, scopriamo. Siamo però. A 10. Però, cioè, scopriamolo. Però, non lo vediamo. Secondo me già inizia in maniera diversa. Bravo, rag. Vabbè. Tranquillo Mosca. Oh! Yeah! L'ho detto vamo. Io, l'ho detto, ormai lo conosco. Col brivido. Ho fatto sombrio. Speriamo. Sì. Tira di destro. Madonna! Bellissimo. No, secondo me li fa 50. Una quarantina o 50. Cioè guarda, da addirittura dietro la lunetta. Vediamo se farai 40% anche qua sto giro. Potenza. 3 su 10 al secondo giro. Disastro. Disastro? Disastro. Sì, vai vai. 3 su 10. Matti non era tanto felice, eh. Ma ha detto, secondo me no, non ci arriva a 50. Non c'è. Mazza che fiducia, non ne sa che c'ha ragione però. No dai. Una quarantina. Già abbassiamo le aspettative. Invece no, io le tengo molto alte, Mosca. Quanti ne mancano? Siamo a 80. 20, mancano 80. Potresti fare 87. Che non sarebbe male, certo. Però io direi di continuare. Terzo giro. Siamo a 7 su 20. Si può partire. Fatta la terza serie. Bellissima. Direi la chiamata. No. 3 di fila? No. Paratona questa, eh? Bravo rag, bravo rag. Dai, oh. Questo è... ho cambiato. Come lo prendi questo? Io ho cambiato. Come lo prendi? E poi ho detto anche io. Wow. Bellissimo. Ciao, tira più piano, se no non ci arriviamo, eh. Dalle. No! Stavo cadendo indietro a colpo di reni. No, no, non è gol. Non è gol, quindi. Come? La seconda. Tutti scioccati. Qua partita. È l'ultimo, è il trentesimo. 12 su 30. Ma sto giro ne ha fatti 5, eh. Diciamo che a questo giro ti sei scaldato un pochino di più, eh. Sì, ho partito bene, poi ho voluto cambiare invece di insistere lì. Però dai, piano piano. Piano piano. Beh, hai fatto un tiro che la porta non so come non si sia strappata. Però tutto sommato stiamo vedendo un Mosca in fase di preparazione per il decollo, perché... Sbrighiamoci però a decollare, perché siamo arrivati. No, ce ne stanno ancora. 12 su 30 non è per niente male, eh. Non è per niente male. Secondo me se becchi un giro dove ne fai tipo 7-8, lì è la fine per il portiere, eh? Perché poi lui si demoralizza, tutte quelle cose. È vero, potrebbe anche arrivare l'incubo dello 0 su 10. E quello comprometterebbe cosa? E quello comprometterebbe, sono troppo concentrato. Ok, la continuiamo. La classi. Palla in movimento 200 km orari. Se inizia a tirare anche quel pallone in movimento, è la fine, eh. Vuole fare il record. Oh, vuole fare il record. Ragnar. 14. Quanto andranno sti tiri? Magari 100, no, ma siamo appena sotto. Ha battuto. Mi sembrava Roberto Carlos con Buffon, eh? Di destro. Di destro. Bravo rag. Siamo a 14, ma là. Primo palo dopo che ha esploso tre traverse. Bello. È ingranato comunque, eh. Mamma mia! 17! Mamma mia! Lontanissimo! Sa che abbiamo iniziato un po' presto a tirare forte. Ce la facciamo. Io già ho perso il conto. No, di gollo, proprio dei tiri in generale. 40 tiri. 40. Ha recuperato però, eh. Sì. Ha fatto due giri che ha recuperato papà. Quindi come lo vedi? A 50 ci arriva o rimane a 40? Come... No, io ho detto 40, una quarantina, forse ho detto anche da 40 a 50. Da 40 a 50. Ok, da 40 a 50 se la giocherebbe, però non supererebbe il record. Sorride. Va bene, senza record. No, qua vogliamo il record. Qua vogliamo il record. 40 a 50 potrebbe essere
esserci il record. Come non potrebbe esserci? Trovi proprio siamo lì lì, eh. Esatto. Beh, se continui a tirare così, stai iniziando a tirare meno da fermo, Papo, più col pallone in movimento. Ti do un consiglio. Ecco. Corretto, vediamo l'evoluzione dei tiri pian piano. Perché ti senti? Ci sei. Con l'esterno. L'interno. È tipo, tiri di destra e fai tipo quello. Esterno. Tiri di sinistra ma fai... Così. Ah sì, magari il contrario, va bene, va bene. Anche il contrario. Come Quaresma. Tipo Roberto Carlo. Ma chi ci arriva di quel del trivella? Solo Quaresma, appunto. No, che mi faccio male, lascia stare. Va bene. Alla Chris Lauer. Qui e va, basta. Da qui, dai. Oh, motivatore. Così li fai tutto. No, qua. Vabbè, ci arrivo in movimento, dai. Qua. Non mettere a movimento. Adesso quanti gol farà? Tutti. Siamo a 18 gol, però adesso hai consigli giusti forse, Mosca? Che non seguirò. Ci volevano i consigli! Ah. 20! 20! Quasi rag, quasi! Bella! Balla. 3 di fila, 21! Quella è la mattonella! Già sono fatica! 5 di fila! Ma l'hai recuperata? No! Anzi, muoviamo! Ti ho dato un consiglione! Oh no! Consiglione! Oh no! Anticipato rag, bravo! Ah, eccolo! Oh. Bello! Era partito bene, bene sto giro. Poi me l'hanno cuffata dietro le quinte. 25 gol su 50 tiri, 50% preciso. Preciso, così è il record, eh? Così è il record. Così. Finalmente sono arrivati i consigli giusti e ne abbiamo fatti 7 su 10. E non l'ho seguiti, quindi i miei. È il risultato. I bravo, suoi bravo. Consigli. Miei, eh? Vedi, questo è il miglior meglio, giro che fa. Sì, 7, beh, 7 su 10. Si può sempre fare meglio, no, Matti? Sì. Mo ne deve fare 10 su 10. 10 su 10. Con questi consigli, papà, eh? T'ho detto, eh? Vabbè, mo ci riprovo. Mo ci riproviamo. Però 50%, 25 su 50. E adesso la challenge inizia a diventare veramente importante, perché già inizia a superare un po' di persone. E nei prossimi tiri si capirà veramente dove ti potrai posizionare. Sei carico? Va bene. La gamba un po' meno. Il gol di esterno... No, se no, avevo iniziato meglio come pensavo, avrei tirato di più con il destro, ma essendo così a filo. Vediamo, vediamo. Continuiamo. Oh, cambio. Cambio, attenzione. O forse di proprio collo. Collo pieno? Non ha girato. Non ha girato. Non ha girato. Metti giù. No! No! Oh, questo è un siluro, già lo vedo. E invece! Ah, con tipo 50 tiri in meno. Scaldati i guantini. Calciatore. L'aveva fregato. Sì. Non sta ascoltando più il mio consiglio, sbaglio sempre. Centrale. E adesso. L'ha toccata! La tocca quel tanto che basta! Sta tirando quel pallone fermo, prima la spostava un po'. È tardi. Ola! Ecco il terzo gol! Papà! Ecco il la fermo, lo rifà. Bello! Proviamo la maledetta. Speriamo che non esce bastarda. Fermo. Più tre. Madonna! L'ho rimbalzato o prima o non per niente. Era il recupero per il giro dopo questo. Situazione, come la vedi? Ora è 60. Round prima a favore mio, questo sicuramente tuo, quindi certo. Ci siamo riallineati. Bisogna diciamo rimanere sui 5, stiamo facendo a volte 7, 3, 4, 6. E là, qui è proprio, secondo me finirà la questione di, a meno che qualcuno fai 10 o 9, io faccio 0. Contrario. Sarà fino alla fine, rimarrà combattuta, quello sì. Bello quello così, sì. No? Sarebbe ottimo. Sarebbe ottimo, magari l'ultimo tiro al 43 o al 44. Finale al botto di nuovo, perché no? Con stanchezza fisica, com'è? Sì, abbastanza, vediamo. Com'è la 100 tiri? Ho detto, se facevo meglio avrei provato più col destro, ma... Vabbè, ormai, no, vabbè, è giusto tentare ogni carta. Vabbè, signori. 28 su 60, let's go. Torna centrale. Torna, palla in movimento. Siluro di 100 km orari, è tornato, 29. Mento. Siluro di 100 km. Boom! 30 precisi! Bellissimo! Rasoiata! 31! Vediamo questo, ancora di destro. Ha spaccata la porta! Sì, sì. Questa era un po' maledetta, Destro, siluro. Destro.
Mamma mia. Ci ha provato, eh. Bravo, rag. Vediamo il 33esimo. No. Bravo, rag. L'ha studiato. Ha preso le contromisure perché era partito molto forte. È questo. Attenzione. Boom! Cartone. All'ultimo centimetro, tiro, all'ultimo centimetro. 34 su 70. Recuperiamo ancora. Per adesso, veramente ti manca un pelo al 50%. Lo so. No, è partito bene questo turno. Poi l'ultimo, la stanchezza, mi ha già fatto, sui 10. Mi ha fatto quasi svenire perché ho visto che tipo hai fatto un attimo così. No, perché il pallone era una pietra, capito? No, però vedi, ho provato quello che dicevo, uno il destro, uno il sinistro per far riposare. Infatti sembrava pagasse questa invece. Invece. Adesso voglio tornare un attimo serio, perché ti voglio chiedere un consiglio. Siccome ci guardano tanti ragazzini che magari sognano di arrivare a giocare in Serie A, in Serie B, come hai fatto tu, e soprattutto tanti attaccanti giovani, un consiglio da un attaccante comunque come Moscardelli? Beh, quello sembra facile, parole fatte già sentite sicuramente, ma sono sicuramente vere, quella di non mollare mai. Lo dice uno che fino a 21 anni giocava ai campi così in eccellenza, quindi è il primo anno da professionista, ha fatto a 22, a 23 poi il doppio salto, sono arrivato in Serie B e fino ai 30 anni non avevo visto la Serie A, quindi non ho mai mollato, ho sempre sperato, e lavorare naturalmente, allenamente, seguire i consigli dei più grandi, che solite cose, ma che veramente contano. Poi serve anche un pizzico di fortuna, io l'ho avuta, però devi essere pronto a sfruttare quell'occasione che ti viene data. Tra l'altro siamo alla Romulia, dove mi sembra che tu da giovane hai iniziato, sì. No? Eh sì, io dopo le giovani a Roma ho fatto un anno qui perché era affiliata appunto alla Romulia alla Roma e niente. Come ti senti a tornare qua? è sempre bello rivedere i campi dove ha passato la gioventù, perché è grazie anche a questi campi che sono arrivato. Però. Come ti sei sentito poi a 30 anni comunque ad arrivare in Serie A? Come hai detto tu, non hai mai mollato, però te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Beh, diciamo che era proprio l'ultima chiamata quella, quindi ho fatto un bell'anno, l'ultimo anno di B appunto prima di andare, e quindi poi a Pisa è arrivata la chiamata di Mister Pioli, che già mi conosceva lì al Chievo, quindi non ho potuto rifiutare. Ok, no, invece ti ho parlato del Pisa, a parte per i pantaloncini, ma perché hai chiuso là la tua carriera, giusto? Sì, lì ho fatto gli ultimi due anni, l'anno di C, che poi abbiamo vinto il campionato grazie ai playoff, una bellissima cavalcata salendo dall'11° posto fino al terzo e vincendo i playoff, e poi l'anno dopo appunto concludere in Serie B, tornando a gol nella Serie B che non facevo da un bel po' di anni, quindi ho chiuso in bellezza. Cioè, tutto questo, ragazzi, ascoltatelo, perché vi ripeto, non ve lo sto dicendo io, ve lo sto facendo dire da un ex calciatore professionista che comunque tuttora gioca, quindi lo vediamo esatto, e che veramente ha realizzato il sogno di tutti noi, e anche meglio, perché come hai detto tu, l'hai realizzato perseverando fino alla fine. Il sapore è più buono. Esatto, sì, perché è più sudato, no? Qualche soddisfazione in più se arrivavo in Serie A prima, però si vede che il momento era quello, quindi alcuni non riescono ad arrivarci anche con le qualità, quindi io posso essere sicuramente soddisfatto. Grazie Mosca, ti lascio continuare. Vai. Vogliamo subito il 35esimo. No, mi sembrava gol. Oh, bomba. Bomba. Ha tolto la ragnatela, finalmente. Gol. Adesso lo rimette là. 37. L'ha toccata, era ancora questa nel 7, Pezzo la mano. E non ce n'è per nessuno. Sì, ma così faccio 39. Il doppio della fatica, però. E non ce n'è. Il 40esimo? Oh! Non vale. Il 40esimo così! Attenzione, perché qua si fa la storia della 100 tiri, eh? Sicuramente non fa 100 su 100. Sempre col destro, però. Stiamo assistendo comunque a una sfida. Questi due fa il 43. Ura. Avevo gol all'incrocio, merito, forse il top gol della 100. 41 su 80, per ora più del 50%. Ti vedo un po' soddisfatto, sì, sì. No, questo giro, soprattutto, no, non so quanti, però la qualità del gol, quello lì, bello. Quindi. Madonna. Beh, mister Terraria, è il gol che devi fare, cioè. Quello. Devastante. Confermo. Qua. Ci arriva a 50, mo? Sì. Mo sì. Bravo, come cambia, bella abitudine, bravo. Così l'ha segnato, va, bravo. Personalità, bravo. Mancano ancora 20 tiri, eh? 20 tiri, buono. Vai anche
3 gol a pareggiare il record. 4 su 20 primo facciamo? Obiettivo. Primo obiettivo quello, dai. 4 su 20. 4 su 20. Poi ci vediamo qua agli ultimi 10. Ok, possiamo andare, ragazzi. Io l'avevo detto fin dall'inizio. Fin dall'inizio. No, è vero. Fin dall'inizio avevo detto. Da 80 a 90. 41 gol. Ecco, 43. 43. 44. Raggiunge il record. E adesso Ragnar, sei nelle tenebre, Ragnar. Si è rilassato, Madonna, gli stiamo a gufare. Siamo ancora vivi. Si è appeso un filo, Ragnar. Dai. Oddio. Dai. Non so come tirare. Ho finito le idee. Dai. Muovila, mosca. No. Oh, cos'è? No. Madonna. L'hai fatta scappare troppo e non eri attento. Qua sta succedendo l'impensabile. 44 su 90, c'è gli ultimi 10 tiri. Un gol. Non è ancora finita. Almeno uno l'ho sempre fatto, non ci credo. Non ci voglio credere. Il clean sheet ora. Se è il momento, è ora. C'è da chiamarlo. Chiamo il clean sheet con Moscardelli. Non succede, ma se succede. Io invece... Mister dietro. Guarda che cambia il putiferio, te lo dico. Non succede. Non succede il clean sheet. Sono appeso a un filo, ma siamo ancora appesi. Concentrati. Hai ragione. Dagli ultima forza. Questi sono gli ultimi 10 tiri. Il record uno solo, buona mano 50. 50. Puntare in alto, puntare in alto sempre. 54, poi 10 su 10. No. Oh, sì, no, puntare in alto. No, troppo alto. Puntare in alto. No, amore, no, troppo alto. C'è un momento che devo rimanere alla storia. Sono poco questi 10 tiri, signori, abbiate fede. Smonta subito il clean sheet, smontalo subito il clean sheet. Vai, guarda che gli spacca la porta. Ecco! Nuovo record! E c'ha altri 9 tiri, eh? No, basta, adesso ci divertiamo. Sì, ci divertiamo. Bravo, raga. Sì. Bello! Io voglio che superi il 50, perché non l'ha mai fatto nessuno ancora. 47! Ragnar nel baratro. Via centrale, sta pietra. Mamma mia! 48! L'ho rifatto di nuovo. Quanto, Ragnar! È buono! 50! Lo so, sono tutti uguali, ma qua i conti al risultato, basta. Siamo uguali. Non è sì! 51! Non è sì! E l'ultimo? Vabbè, ci sta. Sono più stanco a fare tutti i maleggi che il tiro. Ora è stazionato un record molto pesante. Che solo avete io visto? Potrò battere di nuovo la prossima puntata. Mosca. Bravissimo, davvero. Ho puntato su di lui. Sì, guarda. Ragazzi, a verso i 30 si presenta. No. Chiamattine, non so che si sono detti, da lì si è trasformato. Però no, ragazzi. I consigli di Matti. Raga. Che dobbiamo dire? Cioè, penso che il video abbia parlato da solo. 51. Nuovo record, man. Posso dire che lo sapevo? Perché, voglio dire, Moscardelli, Rag, non te l'aspettavi, No, beh. Sai qual è il problema? Sì. Che lo sapevano tutti, però poi falla, è difficile. Allora, aspetta, non è che non me l'aspettavo, questo è sbagliato. Hai detto, se un giorno per fare il record è buono. Infatti ho detto, all'ultimo, secondo me, saremo lì. Ho ottenuto i 44, ho tenuto vita il gioco fino agli ultimi 10. Peccato per i primi due giri. Sì, dai, ci sta, beh, superare il 50%, dai. No, l'attaccante di Serie A, oh. Aspettiamo.
salutiamo. Per adesso Moscardelli con 51 gol è in testa alla classifica. Sfora. E penso che sarà molto difficile superarlo. Io spero di darti il premio. Però ci saranno altri candidati che vedremo. Farò di tutto per difendere. Ho tenuto il 44 da quanto? Da quanti mesi? Da amico di barba mi devi aiutare a vincere. Ragazzi, mi raccomando, seguiamo tutti quanti Moscardelli su Instagram, MoscaGol. Sì. Perché comunque, voglio dire, oltre a essere un bravissimo calciatore, è pure una persona brava e simpatica. Grande Matti. Soprattutto ora che è prima in testa la, la challenge più buona d'Italia. Quindi ragazzi, sono Ragnar, un piacere. Piacere mio. Io vi saluto e ringrazio ancora Mosca. Grazie a voi per aver dato spettacolo sul canale. Ciao ragazzi. Ciao.